Il rover della NASA Perseverance lo scorso 18 febbraio è atterrato su Marte e con sé ha portato anche tre placchette piccolissime sulle quali sono incisi ben quasi 11 milioni di nomi. E tra questi nomi ci sono anche quelli di due ragazzi studenti, loro sono di Castiglione del Lago, li abbiamo ovviamente in collegamento, Edoardo e Christian. Ciao ragazzi! Buongiorno. Che bello avervi con noi quest'oggi, perché è un'esperienza, immagino, veramente unica. Ma come avete fatto a far incidere i vostri nomi su queste targhettine? Ma guarda, lo abbiamo scoperto tramite i canali della NASA. Noi siamo sempre stati appassionati comunque dello spazio, al di là di quello che studiamo. E niente, abbiamo visto l'opportunità che la NASA dava di appunto semplicemente iscrivendosi, registrandosi tramite le mail, le solite cose, e dava l'opportunità appunto a 11 milioni di persone di poter incidere i propri nomi. Lo abbiamo fatto quasi per gioco, ma alla fine abbiamo portato qualcosa di nostro su Marte, possiamo dire. Beh, è fantastico. Quando avete fatto questa iscrizione? Di preciso non ricordo, ma se non erro era il 2019, circa marzo. Non è mezzo fa. Sì. Ecco, ma io voglio sapere che sensazioni provate. Un pezzettino voi è su Marte, ragazzi. È stato veramente strano. Cioè, più che altro appunto, come ha detto Edoardo, è quasi stato un gioco all'inizio, no? Parlando tra colleghi. Ingegneria, mi è venuto fuori questa cosa, ma lo sapete che registrandovi nome, cognome, email, ti stampano il nome su una placchettina, poi era tanto lontana come destinazione, no? Sì. Passato un anno e mezzo, poi eccoci, una settimana e mezzo fa è arrivato il rover, mi ha detto, cavolo, il nostro nome è su Marte, non è una piccolezza, però ecco, è stato emozionante. Ah beh, anche perché ci siete. Cioè, piccole queste targhettine, piccole o no, anche voi siete su Marte. Beh, il discorso questo è, e quindi sì, credo una grande emozione. Dite la verità, quando il rover è partito, ormai 7-8 mesi fa, avevate un po' di paura che non arrivasse a destinazione e che quindi i vostri nomi, boh, chissà dove sarebbero andati a finire? Svanivano nell'etereo, ma guarda, non si sa mai, alla fine sono viaggi talmente tanto quasi impossibili che c'è sempre quel dubbio, però dai, la speranza alla fine, come va avanti la scienza, quindi anche noi avevamo un po' di speranza, se no dai. È andata bene così. È andata. Christian, voi studiate entrambi ingegneria a Bologna, quindi immagino che per voi sia stato anche un valore aggiunto riuscire appunto in questa iscrizione, riuscire ad essere su Marte, quindi un collegamento importante anche con i vostri studi. Sì, esattamente. Più che altro nel momento in cui abbiamo saputo di questa possibilità, no? Essendo noi appunto un po' per lo studio, la facoltà che facciamo, gli early adopters della tecnologia, quindi i primi adottanti, ci siamo preposti appunto di dire ok, è una cosa interessante, la NASA comunque ha bisogno di pubblicità perché è un ente che non ha un ritorno economico e quindi è importante anche l'interesse delle persone. Siamo detti, cavolo, comunque diciamo è un'applicazione a quello che studiamo, perché non diffonderlo, no? Infatti poi diversi nostri amici hanno fatto l'iscrizione dopo di noi. Questi nomi sono iscritti con una tecnologia particolare su queste placchette? Sì, esatto, è una stampa laser praticamente invisibile. Se non sbaglio lo spessore è di circa un micron, quindi nemmeno leggibile, però è più il gesto appunto. Eh sì, la tecnologia è veramente incredibile. Beh ragazzi, complimenti ovviamente per essere anche voi su Marte, perché a me piace dire così, però con voi vorrei parlare rapidamente anche di questa situazione che stiamo vivendo, perché ormai è già un anno che ci portiamo dietro questo coronavirus, la situazione inizia ad essere un po' pesante e per voi a Bologna, da quanto siete in didattica a distanza, credo possiamo definirla così anche per l'università, come state vivendo la situazione? Beh sì, noi ormai siamo da marzo dell'anno scorso, fine marzo, in didattica appunto online, e come puoi immaginarti anche i professori, come noi per carità,
si sono dovuti abituare, quindi i primi mesi era tutto un po', diciamo, allo sbaraglio, però per fortuna l'Unipo comunque ha molti mezzi, quindi anche a livello, diciamo, appunto, tra virgolette, ingegneristico della cosa, erano comunque strutturate bene le lezioni, anche se appunto non ci sarà mai il contatto umano, lo sguardo con il professore, come anche un po' noi adesso, diciamo. Sì. C'è qualcosa di diverso nel rapporto in presenza e nel rapporto a distanza? Beh, quello sì, senza dubbio. Christian, come la vivi tu questa situazione? Beh, diciamo che comunque, tra l'altro Unibu è stata, se non sbaglio, una delle primissime facoltà a iniziare la modalità didattica a distanza, quindi un po' la resilienza dei professori e dell'Unibu stessa non ci ha fatto mancare nulla dal punto di vista dell'insegnamento. Quello che mancava era appunto alzarsi la mattina, non lo so, e prendersi il caffè al bar insieme. Forse anche quello parte dello studio, no? Sì. Soprattutto magari per ingegneria gestionale il contatto umano è mancato per un anno. Ecco, sì. È stato strano studiare un'intera sessione in videochiamata. Immagino. Voi tra l'altro attualmente siete divisi, perché uno è rimasto a Bologna e l'altro invece è rientrato in Umbria. Sì, esatto. Io, vivendo in uno studentato appunto con borsa di studio eccetera, ho delle regole un po', diciamo, più ferre tra virgolette, e quindi devo comunque comunicare tutti i miei spostamenti, certo. E per ora sto rimanendo qua appunto per seguire le lezioni, che tanto che siano in distanza appunto, diciamo, da casa o qui dove mi trovo, bene o male siamo lì, quindi momentaneamente rimango qua, penso. Ecco, quindi tu sei a Bologna, dove la situazione è abbastanza critica, insomma, leggevo anche le ultime notizie di questa mattina, e invece Christian è riuscito a rientrare. Sì, a parte che comunque è sempre consentito il rientro alla residenza, però diciamo che tra le due ho preferito respirare un po' d'aria fresca di casa piuttosto che rimanere a Bologna. Certo. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi quest'oggi. È stata veramente una storia bella da poter raccontare a tutti i nostri telespettatori. Grazie Edoardo, grazie Christian. Grazie a te. Noi a questo punto torniamo a dare la linea a Diego D'Ippolito per il suo secondo spunto di oggi.